Malto, acqua, luppolo, lievito sono questi gli ingredienti da cui si ottiene la birra, una delle bevande alcoliche più antiche al mondo. Ma nonostante per natura ogni prodotto ha subito grandi evoluzioni nel corso della storia, comune a molti, il momento di maggiore cambiamento è giunto con la rivoluzione industriale, quando quel carattere artigianale si è perso in nome di grandi quantità da ottenere in poco tempo e distribuire in ogni dove. Eppure si tratterà di corsi e ricorsi, ma oggi, con sempre maggiore prepotenza, è la birra artigianale a far parlare di sé, realtà che dal 1996 anche in Italia ha cominciato a trovare terreno fertile. Guardando alla Campania, nel 1999 è in provincia di Benevento, a Faicchio, che la passione e lo spirito imprenditoriale di due fratelli si trasformano in un birrificio di tutto rispetto. Probabilmente il più grande della regione, che buona distribuzione riesce a fare lungo tutto lo stivale. 50.000 bottiglie l'anno, prodotte per 1.000 ettolitri all'incirca. Questi i numeri del St. John's, nome nato sotto l'ala protettiva dunque di San Giovanni, il patrono del paese. In seguito però è il nome, la birra artigianale, ad essere diventato il marchio dei loro prodotti. Una zona prettamente vinicola, è nata questa attività un po' per gioco, poi tutto sommato è diventata una vera e propria attività, visto che oggi possiamo dire che sono 11 anni di piena attività, c'è ancora da fare tante cose, c'è ancora da crescere e soprattutto da scoprire questo mondo che ce n'è ancora tanto da capire. Insomma, si parte in produzione sempre seguendo una linea, no? Filosofie diverse, chiama quella tedesca, la belga. Voi in che modo vi siete orientati? Sicuramente, noi ci siamo orientati con uno stile belga e uno stile inglese, però sempre ispirandoci a loro. Naturalmente noi ci mettiamo del nostro, nel senso che comunque ci troviamo in Italia e dobbiamo comunque creare e dare quello che il territorio nostro offre, quindi ci ispiriamo a loro, però con il nostro italianismo. Mi hai dato effettivamente un assist che non posso non accogliere, il gusto italiano. La birra, soprattutto quella artigianale, non è proprio una cosa nostra, ma sta sempre prendendo più piede, c'è sempre più richiesta. In che modo, a tuo parere, il mercato richiede quello italiano? Che tipo di gusto preferisce? Ma visto che non c'è cultura, a mio avviso bisogna iniziare dalla semplicità, cioè far capire la birra nella semplicità totale. Dopodiché possiamo fare tante cose, possiamo scoprire sapori diversi da quello che conosciamo, da quelli che conosciamo dalla birra industriale, perché comunque è da sottolineare la birra artigianale. C'è una differenza abissale da quella che conosciamo generalmente delle birre industriali. Quindi, in sostanza, che differenze ci sono? In sostanza, secondo me, è scoprire la differenza tra una birra industriale e quella artigianale, che sono notevoli. Cioè, le birre artigianali non sono pastorizzate, non hanno assolutamente niente di additivi, non pastorizzate, non filtrate, con materie prime di assoluta qualità. Bisogna sottolinearlo, noi ricerchiamo materie prime sempre di prima qualità, quindi dobbiamo essere attenti su queste piccolezze che poi alla fine fanno la differenza. Noi andremo sicuramente alla scoperta della produzione della birra artigianale, cercheremo di raccontare appunto ai nostri amici a casa in che modo si ottiene una birra artigianale, ma partiamo da una cosa fondamentale prima di cominciare questo percorso: quali sono gli ingredienti della birra? Gli ingredienti sono facili e pochi, ossia acqua, malto d'orzo, luppoli e lieviti. Naturalmente luppoli e lieviti ci sono svariate qualità, svariate diciamo tipologie, quindi dobbiamo anche percepire la giusta unione tra di loro, dobbiamo anche lavorarle in modo corretto, una serie di cose che bisogna mettere insieme. Ma andiamo alla pratica, come si ottiene una birra artigianale? Senza dubbio si contraddistingue da quella industriale per non essere pastorizzata e quasi sempre anche non filtrata. Questo è il malto d'orzo, che è uno degli ingredienti per la produzione di birra fondamentalmente.
viene molito attraverso un mulino a doppia macina e viene introdutto viene fatta una sorta di impasto con acqua calda per l'estrazione dei vari zuccheri che poi serviranno per la fermentazione. Affinché avvenga tutto questo procedimento c'è bisogno di fare i vari passaggi di temperatura, a partire dai 52 gradi fino ai 76 gradi. Dopo questo processo praticamente abbiamo ottenuto una sostanza, diciamo, zuccherina, che lo possiamo definire tranquillamente mosto. A questo punto, una volta estratte tutte le sostanze zuccherine, il mosto viene trasferito in sala di cottura, dove avverrà l'ebollizione a circa 100 gradi. A questo punto vengono fatte delle luppolazioni. Le prime prettamente sono di amaro e le seconde luppolazioni danno l'aroma alla birra. La fase di cottura dura circa un'ora e mezza. In questo arco di tempo andremo ad avere una soluzione, diciamo, zuccherina molto più concentrata, che poi in definitiva servirà per la fermentazione. Dopo la cottura c'è il trasferimento dell'ancora mosto praticamente tramite lo scambiatore di calore. Cioè c'è un abbattimento di temperatura dai 100 gradi ai 20 gradi per l'alta fermentazione, perché noi abbiamo due tipi di fermentazione, sia un'alta fermentazione che una bassa. Tramite lo scambiatore di calore noi abbattiamo la temperatura a 20 gradi per un'alta fermentazione e trasferiamo il tutto nei contenitori di fermentazione e maturazione, che sono da questo lato. Allora, l'alta fermentazione, i lieviti lavorano a circa 20-22 gradi e lavorano sulla parte alta del tino di fermentazione, mentre la bassa fermentazione, i lieviti lavorano dai 10 ai 14 gradi e lavorano sulla parte bassa del fermentatore. Le alte fermentazioni si ottengono dei prodotti più fruttati, più floreali, mentre le basse sono prodotti molto più blandi in termini di corredo aromatico. Il mosto, perché ancora non è birra, viene trasferito nei tini di fermentazione e maturazione. Questi qua, praticamente. Trasferito il mosto, viene fatto l'inoculo del lievito e dopo circa 24 ore parte la prima fermentazione. Prima fermentazione che sarà, diciamo, molto vigorosa, tumultuosa. Poi dopo circa una settimana questa fermentazione tumultuosa si attenua e si abbatte la temperatura dai 20 gradi a 0 gradi e parte la maturazione, che in base al tipo di birra, al tipo di ricetta, può durare dai 15-20 giorni anche a 3 mesi. Dipende dalla tipologia di birra che si vuole realizzare. Una volta terminata la maturazione, che scaturisce praticamente dal tipo di birra che si vuole realizzare, la birra è pronta per l'imbottigliamento e per la successiva rifermentazione in bottiglia. Perché noi non filtriamo e non pastorizziamo, facciamo rifermentazione in bottiglia, praticamente una sorta di metodo champenoise senza sboccatura. In pratica aggiungiamo zucchero e lievito, imbottigliamo a pressione zero in modo tale che tenendo questo prodotto a temperatura controllata di circa 25 gradi si innesca la seconda rifermentazione in bottiglia a questo punto. Mentre la prima l'abbiamo fatta nel serbatoio di maturazione e fermentazione. Alla produzione Gianni è affiancato da Vincenzo Cillo, un giovane mastro birraio che ha cominciato anche lui, come molti, facendo birra a casa. Qualche consiglio, piccolissimo e semplice, nell'approccio degustativo ad una birra artigianale. Allora, scegliamo la nostra colce. Okay. Diciamo che per il periodo si lega bene, perché è una birra non molto strutturata, non molto forte, quindi di una facile bevuta col caldo che abbiamo oggi, insomma. Anche se è bene distinguere il fatto che le birre non sono bibite, cioè, specialmente quelle artigianali, sono prodotti, sono alimenti, fatti con materie prime di prima qualità e fatti con molta cura, quindi si deve avere un approccio per quello che è, cioè un vero e proprio alimento. Esatto, quindi non una cosa, ecco, buttata lì. E non è neanche birre e patatine, diciamo così. E non è neanche una scelta da poco. Sì. Ebbene, e questo è positivo per il mercato, è positivo per i produttori, è positivo per il consumatore e per la propria salute, informarsi esattamente su che cosa si sta bevendo. Dunque bevete meno, ma ad esempio quando bevete birra, scegliete birra
artigianale, perché ha una lavorazione, un'attenzione ed una qualità decisamente superiore. Allora, beh, certamente Vincenzo, partiamo dal dare... Dalla spillatura del... e dunque dall'occhio, dal colore. Sì, dal colore. Principalmente, vedete, quando andiamo a fare la mescita, la spillatura nel bicchiere della birra, si deve permettere la fuoriuscita del gas, quindi la compattazione della schiuma. Le birre vanno sempre servite con il cappello di schiuma. Guai a bere una birra senza schiuma. Mi permetti di aggiungere, sì. Mi è capitato di vedere qualcuno che si dannava nel versare la birra cercando di non far comparire la schiuma. È sbagliatissimo, non fatelo, perché la schiuma è una sorta di protezione, sì. Dunque va conservata. Guarda, il cappello evita l'ossidazione del prodotto, permette la conservazione dei profumi che noi abbiamo nelle nostre birre. Cioè, se noi andiamo a versare una birra industriale non ha profumo, non ha sapore, quindi o la facciamo la schiuma, non ci interessa, invece a noi ci interessa. D'altronde io aggiungerei, se mi permettete, non versatela tutta, perché appunto la schiuma va a proteggere ed evita l'ossidazione, versatela pian piano mentre la bevete in modo da conservare appunto gli aromi. Si dice va versata in varie battute. Esatto. Perfetto. Benissimo. A questo punto non c'è sta che berla. Sì, no, prima però, se vogliamo fare un approccio diciamo abbastanza concreto, andiamo a fare la valutazione di quello che è il prodotto. In genere le analisi che vengono fatte in fase di degustazione sono visiva, olfattiva e gustativa. Visiva viene valutata sia il colore e la consistenza della schiuma che della parte liquida, quindi è importante per questo, per sottolineare che la schiuma ci sia e sia abbastanza presente nella birra. Poi ho fatto l'esame olfattivo, di qui con una bella... aspirata all'interno del mettere, non aver paura di mettere il naso nel bicchiere e poi insomma la possiamo tranquillamente degustare. Io brinderei volentieri con te, però prima volevo fare una riflessione sul mondo della birra in generale. Troppo spesso, dicevamo poco fa, si confrontano il mondo della birra e il mondo del vino, che in realtà sono dei mondi completamente diversi. Traevo ispirazione anche da uno studio di cui parlavamo. Grazie, bellissimo, fatto da Sobirra sottolinea un avanzamento forte, reale e importante della birra artigianale all'interno dei ristoranti. Questa è una nota positiva, vorrei che tu ripetessi quello che mi hai detto poco fa. Non facciamo paragoni, perché sono due bevande molto diverse, hanno in comune soltanto la fermentazione. Cioè, noi abbiamo due alimenti antichi che hanno una storia, che sono accomunati soltanto dal fatto che sono due fermentati, ma principalmente sono due prodotti totalmente differenti, principalmente per il fatto che il vino è un prodotto che fa parte della nostra storia, quella italiana, specialmente del nostro sud, del sud Italia, e è un prodotto che è strettamente legato a quello che è il territorio, affonda le mani, le radici nel territorio. Invece la birra no, la birra è un prodotto, è un alimento che è molto più legato a chi la fa, a chi la produce. Non ci resta altro che conoscere ancora meglio il mondo delle birre, lo faremo man mano. Per ora questa è la fantasia e la mano nel birrificio St. John's della birra artigianale. Grazie. Buona birra! Sono 5 ad oggi le birre dei fratelli di Lunardo, tutte accomunate da grande pulizia e semplicità. Non amano proporre prodotti ricchi di spezie ed aromi e quando lo fanno si tratta di interventi delicati. Giocano con gli ingredienti base per creare differenze adatte a piatti diversi, a momenti diversi ed anche a stagioni diverse. Ma quanto costano queste birre? Il giusto prezzo si posiziona tra gli 8 e i 12 euro per una bottiglia da 0,75.